A Mondavio torna la rievocazione storica Caccia al Cinghiale, giunta alla 62esima edizione. La festa rievoca l'arrivo a Mondavio di Giovanni Rovere per la presa di possesso del vicariato, dono del Papa Sisto IV, in occasione delle nozze con Giovanna Feltria, figlia di Federico da Montefeltro. Il fatto storico, raccontano gli organizzatori, aiuta a capire il ruolo di Mondavio nel vicariato, che ha caratterizzato l'urbanistica, la cultura e non solo, di tutto il territorio della Valle del Cesano. Quindi dal 13 al 15 Mondavio, come sempre fatto, saprà stupire tutti i visitatori che avranno modo di visitare il nostro borgo. Quindi più di 200 volontari che già in questi giorni stanno allestendo il borgo, stanno preparando gli spettacoli, stanno cucinando, e quindi qualsiasi genere di età, dai più piccoli che vedrete sul palco alle persone più grandi che saranno occupate negli stand, ma non solo. Quindi io faccio, come dire, un grande applauso allo sforzo che la Proloco è riuscita a rimettere in campo, perché questa manifestazione ha un valore non solo turistico di promozione, diciamo, del nostro territorio, ma anche un forte valore sociale. Tante persone che dimostrano attaccamento al proprio territorio, che in un periodo anche di ferie decidono di impegnarsi per il proprio borgo. Tra le più antiche delle Marche, la rievocazione storica della caccia al cinghiale torna dopo le assenze e difficoltà legate al post-Covid. Decisamente un anno di stop, abbiamo avuto l'edizione del 2022, che però veniva appunto dalla chiusura per il Covid. Quindi sì, quest'anno ripartiamo, speriamo alla grande, il paese è coinvolto pienamente, abbiamo un bel gruppo di giovani e anche meno giovani che ci stanno dando veramente una grossa mano per allestire tutto quanto necessario, quindi dalle taverne ai piccoli angoli che devono essere giustamente ben addobbati e degni del nome, diciamo, di Mondavio e della rievocazione storica Caccia al Cinghiale. Dal 13 al 15 agosto alla Rocca sono in programma esibizioni, cortei e laboratori, il tutto accompagnato dalla storica cornice rinascimentale. La sera del 13 agosto sarà possibile partecipare al banchetto rinascimentale, un evento esclusivo per 100 ospiti vestiti con costumi del periodo. Gli ospiti vengono letteralmente spogliati dei propri abiti, verranno rivestiti con abiti rinascimentali e potranno partecipare a questo banchetto in onore proprio di Giovanni della Rovere e di Giovanna Feltria. Che cosa succede in questo banchetto? Beh, gli spettacoli sono esclusivamente per gli ospiti, si mangia con le mani, i piatti provengono da una ricerca storica accurata delle nostre cuoche e delle persone che gestiscono appunto questo banchetto. L'ambientazione è dell'epoca, quindi non ci sarà luce artificiale, solo fuoco, si mangia con le mani, come ho già detto, e tutto questo, ecco, si viene proprio immersi in un momento di vita rinascimentale. A promuovere l'evento Confcommercio Marche Nord. A Mondavio dobbiamo molto, perché quando è iniziato il progetto Itinerario della Bellezza, Mondavio era uno dei 5 comuni che ci hanno affiancato e che hanno avuto fiducia in noi, e peraltro assegnandoci anche la gestione della Rocca di Mondavio, dell'Ufficio di Informazioni Turistiche, del Teatro e della piccola Pinacoteca. Quindi diciamo che il rapporto con Mondavio è un rapporto forte ormai da diversi anni. E poi il ritorno della rievocazione storica della caccia al cinghiale è molto importante anche dal punto di vista economico e turistico. Sono tanti turisti, ma tanti anche i residenti delle Marche che andranno a Mondavio, uno dei borghi più belli d'Italia, in occasione di questa rievocazione, e questo fa bene all'economia turistica, fa bene alla ristorazione del territorio.